Benvenuti a tutti, siamo nuovamente su PES. Ve l'avevo promesso, ho già finito la prima parte delle qualificazioni all'Europeo per Club, adesso procederò col Torino e gli altri 8 gironi. Questa è tutta un'altra cosa. Questa è la prima edizione dell'International Europa League. Sarebbe un campionato internazionale di una lega europea, 18 squadre. Come le ho prese queste squadre qua? Le ho prese dallo scorso campionato che ho fatto col Torino. Ho preso le 13 prime più le 4 prime delle varie serie B e la miglior seconda. Partite di andata e ritorno, si decreterà il campione a livello di club europeo per quanto riguarda questa prima edizione, quindi scudetto e titolo. Dopodiché ci sarà, le prime 8 squadre faranno, con partite di andata e ritorno, quindi un tabellone per decretare la vincente assoluta, quella che si porterà a casa la coppa, ma anche il campionato è importante perché pur sempre è un trofeo da mettere in bacheca per queste prime 18 squadre in questa prima edizione. Gli accoppiamenti che saranno fatti, non farò un sorteggio, mi baserò di quelle 8 che vi ho detto. Mi baserò diciamo, sulle prime 8 posizioni alla fine del campionato. Quindi ci sarà prima contro terza, seconda contro quarta, quinta contro settima e sesta contro ottava. Andata e ritorno, qui c'è il gol doppio ancora perché quando hanno fatto la patch quello non l'hanno potuto togliere e lo prendiamo com'è. Partite di andata e ritorno, come verrà decretato l'accoppiamento? Cioè chi gioca prima in casa e chi gioca prima fuori. Si giocherà la partita di andata in casa della peggior classificata. Quindi la prima e la terza giocherà in casa la terza e la prima, la terza giocherà in casa l'andata e la prima giocherà in casa il ritorno. Seconda e quarta giocherà in casa l'andata, la quarta e ritorno in casa la seconda. Questo è il regolamento che ho deciso di mettere, un po' come quello della Europa League e Champions League. Insomma, ci siamo capiti, più o meno è così. Ho scelto il Parma. Ok? Quindi adesso andiamo avanti. E andiamo a vederci subito il calendario, che è molto interessante. Andiamo subito in Inghilterra. Ed eccolo qua. Poi avremo il Basilea in casa. In Inghilterra ci sarà Watford, Parma, Ajax, Manchester City, Milan, Bayern Monaco, Real Madrid, Paris Saint-Germain, Copenaghen, Malaga, Benfica, Genk, Dijon, CSKA di Mosca, Celtic, Las Palmas e Basilea Trabzonspor. Quindi ragazzi, non ci perdiamo in chiacchiere, vedete, io l'ho potuto solo correggere il nome del campionato, era International League, io ho messo International Euro League, sarebbe a dire che comprende solo le squadre dei campionati d'Europa a livello di club. Penso di aver detto tutto e andiamo a tuffarci in questa nuova cosa che è la prima volta che faccio. Quindi abbiamo il Parma di Buffon, inglese, Mann, ma c'è anche il Watford di João Pedro, Kaimbé, Mario Gaspar, Camara, Cabasele, una bella squadra il Watford. Andiamo a vedere il Parma come gioca. Sì, potremmo provarlo anche così. Andiamo solo a vederci chi possiamo mettere al posto, chiaramente, di quelli più non in forma. Quindi mettiamoci subito. Vediamo un pochettino. Traoré potrebbe giocare, sì. Mihaila non è in forma, se non sbaglio, vediamo chi mi dà. C'è Tutino, c'è anche Sitz che è più pompato, ma io metterei Tutino. La difesa, chiaramente il terzino del Prato non ce la fa. Ci andiamo a mettere Koulibaly. Camara lo portiamo in panchina, vediamo un attimino poi chi. Devo un po' conoscerli, devo un po' conoscerli perché io ci avevo giocato solo una volta, se ricorderete, in un europeo per club col Parma in una Coppa delle Coppe, non ricordo più. Benissimo. Sitz è una punta, lo portiamo su perché è pompato.
e Benedischi lo lasciamo in tribuna perché è meno pompato. Bonni direi di lasciarlo così, Del Prato non ce la fa, quindi portiamo su, tanto il cellulare cominciano ad arrivare messaggi, ecco, siamo a posto. Ok, c'è anche Osorio che è pompato, vediamo chi è più debole tra Romagnoli e Valenti, io direi di mettere Osorio. Ok, vediamo se possono giocare sinistro o destra, siamo, c'è anche Juric, Stevan Juric, quindi attenzione, c'è Vasquez però ragazzi, Vasquez, questo tanta roba, tanta roba, c'è Somma anche, che è bravo. Ok, giochiamo così, andiamo a togliere chiaramente le impostazioni che io ho dato, queste che ho tolto, vi voglio spiegare una cosa, queste che ho tolto. Io sono andato ad aggiungerle, quindi ho messo non modificato, quindi adesso che la scelgo io lascio così perché ormai la formazione l'ho fatta. E poi a ogni squadra dei 13 campionati più le Serie B sono andato a mettere qua. Cambia tattiche, sì, livello, attacco, difesa, sì, flessibile i cambi, fuorigioco automatico, sì. E ho dato a tutto il sì. Questo perché? Perché così la CPU non gioca sempre nello stesso modo. Ok? Quindi è tutto pronto. Andiamo a vederci ancora un attimo lo stadio. Notte, estate casuale. E si va in casa per la prima partita d'andata, prima giornata di questa nuova competizione che mi sono andato a inventare io. È carina da fare, la faremo. Ho iniziato la Master League col Torino in Serie B. Non so se la porterò perché veramente sarebbe bello riportarla. Ho registrato un video, il primo, e vedremo, vedremo. Intanto portiamo questa e siamo in Inghilterra, Vicarage Road, casa tana dei giocatori del Watford, grande tifoseria, e la partita dovrà avere inizio fra poco. Pallone sarà quello classico, non so se lo ricorderete, quello tutto fatto a pezze. Andiamo subito in campo. Calcio d'inizio per il Watford che manovra con Cleverley e Kong. Lancio verso Pedro. Brava qui la difesa del Parma. Ansaldi, attenzione. Molto bene, capite perché l'ho scelto, vero? Odorio, Koulibaly. L'appoggio verso Mann. Torna indietro. Ancora Parma. Subito Vasquez. Bel giocatore questo qui. Romagnoli. Ansaldi. Bella difesa al Parma. E Estévez. Ansaldi che si sgancia, attenzione. Procede sulla fascia quasi centrale. La gira in direzione di Tutino. Si ferma Tutino. Ancora Ansaldi che può andare al cross. Liberissimo. La mette in mezzo. È lunga, è lunga, è lunga. Pallone in rimessa per il Watford. Camara con Kyuri, Sema, avanza Sema, l'appoggio per Cleverley, il lancio dall'altra parte per Kalu, fermato, bravissimo Ansaldi, ma l'arbitro giudica troppo irruento l'intervento, calcio di punizione per il Watford, vedete il pallone, ho deciso di prendere questo, Cleverley ricorda un po' gli anni 80. Mette in mezzo per Kalou, la spizzica, il mediano del Parma, ma non è angolo, quindi si riprende con Gigi Buffon, Kayembe, arriva su Ansaldi, manovra bene adesso il Parma, con calma, Odorio, Koulibaly, prova l'accelerata, chiamerà l'1-2 su Mann, che resiste all'intervento dei giocatori del Watford, poi Vasquez, la tiene lì Vasquez, l'appoggia verso Koulibaly, scarica ancora per Mann, fa girare per Traoré, anticipato, Sema, riparte il Watford, ancora che avanza, niente, grande Sema, attenzione, palla indietro, sbaglia tutto e riparte allora il Parma con questa rimessa laterale, se ne incarica proprio Koulibaly a ricevere. Pallone lateralmente per Romagnoli, attenzione a non sbagliare qua perché loro davanti sono molto veloci. Ansaldi tiene lì la palla per Tutino, giocatore molto interessante questo Tutino. Allora Ansaldi ancora si gira,
Propone al cross ancora Totino, che la va subito alzare, deviata. E Kong, Kimpembe, però recupera Totino, indecisione di Kimpembe. Pallone da Saldi, Vasquez e Stevez, parte il tiro a giro. E la palla sorvola di molto il lato alla sinistra del portiere del Watford, Backman, che va al rilancio per Joao Pedro. Pallone fermato lì, Romagnoli, il colpo ancora in avanti, ancora Romagnoli, si affida a Buffon sul pressing del Watford, e Gigi che rinvia la palla verso Osorio. Grande Gigi, massimo rispetto a lui. Koulibaly, Vasquez si gira, palla in mezzo per Estevez, chiamerà l'1-2, subito Touré di ritorno, Estevez che si allunga il pallone, palla in mezzo, inglese, ancora Touré, carica il tiro, è centrale, buona azione del Parma. E allora Kudri, Cleverley, prova questo lancio in avanti, vediamo, Gigi esce, mamma mia, gran tiro di João Pedro, e la palla fuori di non molto, eh. Ed ora ripartirà ancora il Parma con Gigi Buffon, la va a mettere a Romagnoli, attenzione a João Pedro, Osorio, Koulibaly, Mann, chiaramente non è quello del Napoli. Pallone verso Vasquez, gira bene, lo stop di inglese, parte il tiro, la parata centrale, Backman. Rinvia Kimpembe, 24esimo, 0-0 Watford Parma. E allora Cabasele, lancio per João Pedro, anticipato da un ottimo Romagnoli, mette giù la palla al Parma, recupera Gaspar, lateralmente a Kalou. Attenzione a questo giocatore perché è velocissimo. Palla in mezzo a João Pedro, ancora il colpo di testa e libera ancora il Parma. E allora Vasquez, bel giocatore Vasquez, cercherò di portarlo nella Master al Torino. Ancora Mann mette indietro questo pallone, il tocco per Osorio, profondità per Estevez, buono lo spagnolo. E allora Traoré lancia sulla fascia adesso Tutino, ma è fuori gioco. Calcio di punizione per il Watford, fuori gioco di Tutino, netto. E allora si riprocede in avanti con il Watford, Gaspar, più possesso palla per il Parma. Gaspar lancia in avanti per João Pedro, Vasquez su di lui, riesce João Pedro a Gemma, Kudri può avanzare, lancia in avanti, c'è ancora grande Romagnoli, la palla in mezzo, Touré, e poi smista subito il Parma, cambia gioco Koulibaly, gran lancio, Tutino mette giù, Estevez, gioca bene il Parma, gioca bene. Estevez, come dicono i telecronisti, fuori di testa. Koulibaly avanza qui. Chiede l'1-2, partita ferma sullo 0-0. Adesso Vasquez che può proporre per inglese. Poi si fa anticipare, ma recupera un gran pallone. Tutino, c'è il fallo. Calcio di punizione per il Parma. Attenzione perché qui arriva il grande Vasquez, lui che ha coordinato. Anzi, Estevez, la rivoluzione. Estevez, attenzione, sarà calcio di punizione per il Parma, ma io vorrei vedere Vasquez qui su questo pallone, vediamo un attimino se può tirarla lui. No, perché è sinistro, quindi andiamo su Estevez. Calcio di punizione, coordiniamo bene il tiro. Parte Estevez, il tiro a giro, c'è il palo, la puta ladra del Babbo Natale, minchia. Palo, palo, mamma mia. Gran calcio di punizione di Estevez, l'amico de Zorro. Jope. Che cazzate che si dica. Ah, tanto per ridere un po', ragazzi, dai. Palla in mezzo, allora ancora Mann che lancia da Vasquez. Lui ha un gran tiro. Vasquez si coordina, a parte questo tiro centrale. È centrale. Ha provato a piazzarla, ma Backman è stato bravo a chiudere lo specchio. Ancora Backman, rilancia in avanti. C'è sempre Romagnoli su João Pedro, gran duello che ricorda un po' i duelli Cagliari-Milan. Vasquez, ah, Pallaman, ancora in mezzo, Touré che lancia inglese ma chiude Cabasele. Backman, è una bella partita, è piacevole, equilibrata, lancia in avanti, ancora João Pedro, ma ancora Romagnoli le dice di no, recupera, ancora Romagnoli. Poi costringe João Pedro al fallo, grande intelligenza di Romagnoli. Pallone leggermente un po' più grande dei soliti, ma voglio giocarlo così questo campionato. Romagnoli. Allarga, ancora Vasquez, sta chiudendo il primo tempo. Molto bravo il Parma, ma anche il Watford, non è male. Allora Mann,
tieni lì il pallone, manda adesso il cross Koulibaly, Koulibaly la mette in mezzo, non ci arriva l'attacco del Parma, e allora Totino su Kai Bembe, come cacchio si chiama, Gaspar, Calù, Cleverly, lancia un corretti, ancora Romagnoli, incredibile. E allora Taure che può adesso avanzare, recupera un minuto, il tocco per Estevez, vediamo cosa fa, la gira per Inglese, la tiene l'Inglese, Inglese, e ha perso il tempo e finisce questo primo tempo bellissimo del Parma. Io però ragazzi mi sa che cambio formazione, siamo troppo pochi lì davanti, allora andiamo a fare un 4-1-3-2, vediamo se me lo dà così, certamente che me lo dà così, e allora andiamo a rimettere tutto a posto. Allora mettiamo Vasquez qua, Osorio centrale, Romagnoli centrale, Koulibaly terzino, Ansaldi terzino sinistro, Koulibaly a destra, Mann più trequartista di Estevez, quindi mettiamo Mann qui, ma andremo a cambiare Taure, mettiamolo qui, Tutino lo mettiamo a fare la seconda punta con Inglese, c'è anche Camara che potrei, e anche Carpenter, mamma mia. Allora andiamo a fare il solito, sapete no? Contropiede, contropiede su Taure e ancoraggio su Taure, perfetto, proviamo così, si scende in campo, cambia schema il Parma e darà il calcio di inizio l'Inglese, Taure, tanto cambia, entra Sara, esce Calù per il Watford, Romagnoli allarga bene per Koulibaly, l'appoggio per Estevez, aspetta la sovrapposizione di Koulibaly, viene servito, pallone lungo a Tutino, bisogna ragionare, Tutino la tiene Tutino, lancia bene Koulibaly che è un bel cross, vediamo cosa farà, la mette in mezzo, Taure, il gran gol del Parma per i 2500 giunti qua in Inghilterra, e che cross e che gol, il lucida lo scarpino. Abbiamo cambiato lo schema e siamo andati in gol. Incredibile, qui Bachmann non si spiega, beve un po' di birra, nessuno lo sa. Mamma mia, che gol, bellissimo. E 1-0 Parma, incredibile. Si riparte. Ancora con Cleverly. E Kong, lancia in avanti adesso. Bravissimo il Parma qui, grande eleganza di Vasquez. Vasquez ancora, cercherà l'appoggio, smorzata la palla, poi Vasquez la gira, la tiene Liman, recupera ancora Ansaldi, lancia Inglese, lo stop, Inglese punta l'uomo, arriva, carica il tiro, c'è fallo, mamma mia, si arrabbia giustamente, non gliel'ha dato, quello era fallo netto, Sar, lancia in avanti, Osorio, la mette giù, allora poi ancora Watford, Cleverly, ancora questo lancio in avanti, colpo di testa morbido per Gigi Buffon e si riparte proprio con Koulibaly, l'appoggio per Romagnoli, attenzione a non sbagliare qua, si sgancia bene Koulibaly e riceve ancora il pallone smorzato, il passaggio Taure, vediamo cosa fa, appoggia Mann, ha provato il dribbling, niente, chi ben me lo ferma, Sar lo marca Ansaldi, Gaspar lancia ancora in avanti, Romagnoli disturba, recupera allora Ansaldi che ragiona, bravissimo Romagnoli, palla in mezzo Vasquez e allora Estevez e ancora Taure, la tiene lì, mamma mia, c'era quasi il passaggio per Inglese, non è passata João Pedro, attenzione, Sar, avanza Sar, lo tiene Ansaldi, non è fallo, gliela toglie, ma un grande Ansaldi, palla Vasquez, la gira ancora in direzione di Estevez, tocca centralmente per Tutino, mette in condizione Inglese ancora di andare in avanti, poi niente, sbaglia tutto, Cabasele che recupera,
Ancora Cabasele, lancia in avanti stavolta, sempre cercare João Pedro, ora se incarica Osorio di marcarlo, più libertà per Romagnoli, Vasquez, ancora la palla verso inglese, punta l'uomo, il pallone verso Tutino, carica il tiro, ribattuto, Estevez la mette in mezzo, Tutino, la parata di Bachmann, grande Parma in casa del Watford. Ma attenzione perché la partita è ancora lunga, Sarr può avanzare, attenzione, fascia laterale non dà spazio Mann e allora si rifugia da Kimpembe, Kimpembe, pallone a Kuduri, messa in mezzo per João Pedro, attenzione, il parte il tiro, c'è Gigi, che con calma la mette giù, dotato di una grande esperienza a registrare certi momenti della partita. Gigi Buffon, gran portiere, Estevez, Tutino, aspetta l'arrivo di qualcuno, serve in profondità Koulibaly che brucia Camara nello scatto, Koulibaly, Koulibaly la controlla, la mette in mezzo, il tiro di prima ancora di Traoré, la parata, attenzione, remake del Watford, allora Sema, scivolata di Romagnoli in ritardo e ci sarà il cartellino giallo e le fa pure male. Vediamo, giusto, giusto, chiedo scusa, ho sbagliato io col tasto, porca puttana. Dispiace, si è fatto male. Romagnoli invita a rialzarlo, vediamo. Nettamente in ritardo, non era così cattivo però. Ci può stare l'ammonizione e si riparte con Cleverley. Andrà a metterla in mezzo lunga per Sarre, vediamo Mann gliela lascia mettere giù, attenzione Traoré e altro fallo, niente da fare, altro cartellino, altro cartellino, altro cartellino, calcio di punizione per il Watford, attenzione diamo spazio, togliamoci da davanti, parte il tiro ribattuto dalla barriera. E allora ancora il Watford, Kimpembe, dobbiamo andargli sotto, gliela toglie Vasquez, ma la recupera. Sarr, la spar, Sarr la mette in mezzo, attenzione, colpo di testa, Madonna, João Pedro cosa non ha preso? Ritorna in campo, ma intanto Sarr e riparte intanto il Parma. Possiamo anche distenderci, ma brutto pallone qui. Allora si riparte con questo lancio in mezzo, la recupera Sema, Sema. Allora Koulibaly mette in mezzo e Estevez che butta fuori, attenzione Estevez, grande recupero. E allora Traoré, pallone a Tutino, Tutino, palla Traoré, gira da questa parte inglese, non la tiene giù. Recupera il Watford, 80esimo, allarga, attenzione, qui sono pericolosi, attenzione, palla smorzata, Pedro, batte Gigi, lasciato libero, brutta, brutta posizionamento della difesa, João Pedro, che non è quello che giocava nel Cagliari, chiedo scusa, questo è un altro, ma porca troia, guardate, siamo andati troppo alti a pressare e ci hanno fottuto, ci hanno fottuto. Osorio se l'è perso, intanto entra Carpentier, esce Tutino, proviamo questo attaccante l'inglese, 1-1, non ci andava e allora Estevez, pallone lungo, rimette in gioco ancora il Parma, si prosegue Mann, dobbiamo ragionare, allora Ansaldi, Ansaldi, pallone verso Mann, lo scarico ancora Traoré. L'appoggio è per Romagnoli, in attacco il tiro, la parata, Vasquez, palo, anzi Estevez, palo e poi arriva Vasquez, Vasquez, carica questa bomba, è la parata di Bachmann, mamma mia. Adesso arriva. Ancora il pallone in avanti, attenzione Sarr. Sarr scende giù, lo ferma, come meglio può, attenzione al colpo di testa, Gigi Buffon, subito al rinvio Gigi, bravissimo, così, non si fa, si fanno anticipare, Kimpembe, lancio in avanti, colpo di testa smorzato da Koulibaly, e allora Parma che deve andare assolutamente in avanti,
il lancio ancora di Gigi, buono lo stop di Carpentier che gira il pallone ancora in mezzo per Estevez. Estevez, vediamo cosa fa, la tocca centralmente per Taure, 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 prova a mettere in mezzo lo stop, gli sfugge la palla, poi rimane lì. Minchia inglese, svegliati cazzo, non l'ha agganciata. E finisce così. E allora andremo a leggerci i risultati di questa prima giornata della Superlega Europea. Watford Parma 1-1, vince l'Ajax sul City 1-0, perde il Milan col Bayern Monaco 2-0, pareggio Real Madrid Paris Saint Germain 1-1, Malaga che vince Copenaghen 4-2, Benfica Genk 1-0, Mosca che vince 3-0 CSKA, Celtic 4-2 con la Spalmas e Trasbots in casa del Basilea 3-1. Classifica la vedete, non c'è bisogno di commenti. Ragazzi, ci ritroveremo per la prossima giornata contro il Basilea. Ok, ciao a tutti e buon Natale.